Ciao a tutti da Max Nova, bentornati su Pokémon Spada. Entro subito a Knuckleburg perché ci sono molte cutscene e non so se riuscirò a fare tutto quello che è importante fare qui nel giro di poco. Vabbè, intanto inizia con la panoramica della città che vabbè, mi piace un sacco. Mi sarebbe tanto anche piaciuto, mannaggia Game Freak, per l'ennesima volta esplorare l'intero edificio, ma ormai questo genere di cose rimarranno, ho capito che rimarranno solo un sogno. E comunque alla fine quella torre lì con la testa di drago non è altro che la sala dei tesori, cioè il museo, si trova lì dentro. Quindi sì, è una location importante, ma fino a un certo punto. Allora io provo a sguillare di fianco per... ok, magari evitare la cutscene. Entro qui perché devo fare subito una cosa. Questa è un po' irrilevante, ma avevo detto che l'avrei fatto, quindi... è ora di dare un nome anche a Toxtricity. Sì, magari dalla squadra, sì. E quindi, vista la natura... Rash. Sì, no, si chiamerà... ecco, lo sto sbagliando. Ok, ci sta, perfetto. Sono soddisfatto e sono contento. No, 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 niente altri soprannomi, devo fare veloce. Allora, chiaramente mi si accavallavano come al solito i pensieri, perché penso sempre alle cose troppo avanti... Negozio d'abbigliamento, stranamente bisogna passarci, perché bisogna fare acquisti abbastanza importanti, ovvero comprare tutta la roba che ha con un design focoso, perché servirà poi per sbloccare una cosa più avanti. Quindi, beh, borsone sportivo di fuoco, no, per il momento non indosso, anzi, magari sì, però un momento. Ma anzi, non stavolta. Sì, ho finito, basta. Poi vorrei sfidare una persona. Qui c'è un caffè, quindi è possibile tentare di sfidare il barista per vincere dei bonbon. Il problema è che ha dei Pokémon a un livello molto alto. Io adesso provo, ci provo, ma non è detto che vada a finire assolutamente bene. Allora, strumenti, sì. Provo con avanzi. E stranamente do avanzi su... Stratofaster, perché ho bisogno che mi tenga duro in campo per molto tempo. Quindi sì, direi che sono pronto, vado. Questo barista è molto sbilanciato nei confronti dei poveri giocatori che ignari arrivano qui e lo sfidano, perché ha uno Slurpuff e un Alcremie a livello 37. Quindi non ho nemmeno idea di che mosse potrebbero già avere a quel livello. L'idea sarebbe di intanto nitrocaricare per aumentare la velocità e di elettrococcolargli tutto il team. Oh no. Cosa vuol fare? Attrazione, ok. Non sono più preoccupato. Il problema però è che devo togliere l'infatuazione da... Stratofaster subito. Cioè io potrei anche provare eventualmente un... vabbè, adesso vado di forza antica ed elettrococcola tutto su Alcremie. No, 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 ho sbagliato. Mannaggia, vabbè, peccato. Peccato, ma neanche troppo, perché se... scusa, ma io posso colpire... ah, ok. Ah beh, tutto su... due attacchi d'erba, tutti su System Call. Fantastico. Ok, System Call è spacciato. E questo non mi fa per nulla piacere. Allora, lui ha degli attacchi d'erba. Io potrei anche eventualmente sostituire... Allora, butto dentro Arturia. E lui bisogna che riesca a fare elettrococcola su Alcremie. Perché se loro vanno doppio attacco d'erba su Arturia, non è un problema. Il problema è se non entra la paralisi su Alcremie. Ok, perfetto. Ora posso dire di stare un po' meglio. Giustamente un po' di paralisi ti tocca. Arriva la foglia magica. Boh, quanto danno. Cioè, non sono in pericolo, ma per essere... a quel livello è troppo. Allora, adesso devo cercare di tirare giù quell'Alcremie.
Magari con acido. Non funzionerà mai, ma ci devo provare. Ah, infatti. I danni di spennata non sono male. Magi Brillio farà malissimo. Ok, ciao Arturia, è stato bello. Coro. Allora, grazie all'abilità di Stratofaster sono abbastanza protetto dalle mosse sonore. Il problema è che se non, lui non attacca adesso, questa lotta può considerarsi già chiusa. Cioè, almeno per quanto riguarda Arturia. Poi c'ho anche tanti altri Pokémon, quindi ce la farò, però vorrei dare un po' di esperienza. Oh, perfetto. Volevo dare un po' di esperienza ad Arturia. Anche se penso che sarà l'ultimo membro del team ad evolversi. Beh, fra un po' tocca a Marlene, quindi... Ah, perché... Oh, wow, perfetto. Fantastico. Chiaramente ora finisce anche termina l'effetto dell'infatuazione, perché chi aveva usato attrazione è passata a miglior vita. No, adesso non così, però più o meno il concetto è quello. Ora acido a single target, quindi fa il, 70, fa il 25% di danni in più. Non so se però sarà sufficiente a mandare Slurpuff KO. Credo proprio di no. Infatti. Ce l'aveva a morte con Arturia. E chi se ne frega. Che devo dire. Anzi, dico che mando in campo multitask, che è ancora il moneta muleto, così mi vendico sul portafoglio del barista. Mi sembra un'ottima idea. Quindi Pulsar più acido. Dovrebbe attaccare prima multitask perché è velocissimo. Infatti. Poi adesso quell'idro Pulsar se ne andrà per far spazio a una mossa un pochetto più forte, ma non eccezionale. Ok, ha fatto il 30, impara qualcosa? Oh sì, bella, la voglio assolutamente. Via occhioni lucidi, basta. Non me ne faccio più nulla. Ed è meglio buttare su un po' di U-turn, che fa sempre bene. Niente, bicchiere di succo di bacca. C'è altro? No, ok. Presa in giro come si deve. Velocemente parlo con tutti, ma perché non ricordo. Ok, basta. Sì, ok, le abilità me le ricorderò quando sarà il momento. Non credo che nessuno dia nulla qui, quindi me ne vado. Allora, bici, tu dai qualcosa. Veloce. Tu che giochi col Noibat. Ah, c'è un oggettino, ok. Super repellente, va sempre bene. E lì dietro. Ah, mannaggia. Ok, sì, è vero, lo stadio di Knucklebar che è al centro della regione di Galar. Due prepozioni molto buone. Voi avete qualcosa per me? Penso di no. Sì, ok, ci sono... È vero, i miei odi e Alola sono differenti. Quello che riguarda Dandel per il momento non mi interessa. Allora, tu dai qualcosa. Beh sì, ci sono tre centri Pokémon qui, quindi è normale che se ti dai appuntamento poi... Sono entrato solo perché sapevo che forse c'era un bancone. Oh, c'è furto, ok, la prendo perché... No, forse non mi servirà granché. No, forse no, non serve... Comunque si trova lì furto, è una mossa utile per andare a farsi scorte dai Pokémon selvatici. Scorte di oggetti che potrebbero servire o meno. Allora, due attacchi X, buoni ma non buonissimi. Questi invece è molto molto meglio. La Muscle Banda la metterò dopo a qualcuno. Questo è fantastico, ho appena realizzato che sta tipo cercando di rifare il verso di Gastrodon. Magnifico. Sì, è uno dei versi più, secondo me, più carini e particolari. Ok, bene, buona fortuna a Rhydon, che schiopera malissimo. Ok, non lo scambio ora, Toxel, ma me ne procurerò uno, giusto per far vedere lo scambio. Quello è l'ingresso della sala dei tesori, quindi ci andrò. E questa è la parte importante. Perché, vabbè, ovviamente bisogna rispondere no, altrimenti non succede quello che deve succedere. Comunque, leggo io... Cioè, lo spiego io senza leggere perché... Per andare per le corte. Semplicemente, sì, c'è un'usanza che quando ti dichiari a una tizia gli regali un Applin. E quindi, tipo, scusa, me ne presti uno? Devo dire, insomma, una tizia che mi piace. Poi lei arriva e lui fa...
Sì, ok, però lui dà un ripensamento, ci fa sì, ok, però questo Applin me l'hanno prestato, quindi non posso lasciartelo. Le fa, ok, va bene, non ti preoccupare, mi devo trasferire, ma anche se saremo lontani, il tuo Applin lo aspetterò per sempre, vabbè. Cose belle, il tizio magari non ci arriva perché non è molto sveglio, ma quello che importa è che questa scenetta serve a ottenere sia su spada che su scudo. Vabbè, intanto congratulazioni per non essere il più sveglio, però almeno al primo avviso capisce, dai. Si riceve l'oggettino, oltre che l'Applin indietro, che permette di farle evolvere l'Aspropomo su Pokémon Spada, il Dolce Pomo su Pokémon Scudo. L'evoluzione di Applin è legata allo strumento, quindi alla fine, qualora si avesse la possibilità di farsi dare un Dolce Pomo anche su Pokémon Spada, è possibile avere anche l'altra evoluzione disponibile per Applin, ovvero Appletune. Questo però si evolverà. Allora, intanto ridò la calamita a Stratofaster. Questo invece si evolverà in Flapple, che esteticamente mi piace un sacco più di Appletune, però è un po' meno forte perché, ok, va bene, attacco d'ala, poi dovrò passare al 99% al centro Pokémon dal ricordamosse per vedere cosa imparava prima dell'evoluzione, tra molte virgolette. Allora, mosse combinate, sì, la mossa per multitask a cui mi riferivo è proprio quella, gli butto sopra un acquapatto provvisoriamente al posto di Idropulsar perché, dai, sì, è meglio, molto meglio. Bici sulle scale perché sono sportivissimo. Lì c'è quello del Team Yell, non mi interessa, posso tornare indietro. Salto velocissimo dal ricordamosse. Allora, intanto curo la squadra che non si sa mai se devo combattere ancora, ma penso di no. Penso che siamo arrivati. Allora, vediamo che mosse può prendere adesso Marlene. Sì, però è molto scomoda questa cosa. Ok. Il puntatore sui box è scomodissimo. Allora, vediamo un po'. Riciclo. Beh, vista l'abilità, perché no? Crescita tornado acido bomba, parassiseme. Perché no, perché no? Allora, Dragodanza sicuro, per forza. E lo spazio l'aveva. Poi sempre Marlene, vediamo se c'ha delle mosse fisiche. Acrobazia sì, ma solo per il momento, perché comunque sì, è forte acrobazia, però no, lascio attacco d'ala, perché siccome che gli schiafferò sopra delle bacche, non avrà mai lo slot dello strumento libero. Dragospiro, Dragopulsar, sono mosse speciali, però si potrebbe fare, perché no? La ritirata direi che ormai non serve più. Ci vorrebbe una bella mossa d'erba fisica, ma non è un problema. Intanto gliene potrei mettere una con un MT, se l'avessi. Allora, vediamo un po'. Foglia magica l'impara, no? Era proprio l'ultima spiaggia, ma può imparare semibomba, però vorrei evitare di usarle tutte. Vediamo, vediamo e deciderò poi, in base a quello che mi trovo contro. È ora di andare dall'altra parte della città molto velocemente. Ok, qui c'è un'abitazione, mi infiltro subito. Ah, ok, è lui. Allora, vediamo un po'. Metto multitask al primo posto. Quel tizio è molto molto burlone. Il caro Mr. Focus, chissà perché si chiama così. Ha un Cottony. Oh no, ha mandato un Pokémon d'acqua contro uno d'erba, peccato. Vabbè, poco importa per il momento. Che è a livello 2. Allora, mi sa che ho sbagliato. Allora, intanto vado, tiro uno Yutarna simpatia.
Critico inutile, lui resiste per la Sash. E io potrei eventualmente mandare Arturia? Perché no? Avessi avuto un Pokémon di tipo Spettro sarebbe stato meglio. Vabbè, adesso faccio vedere anche il perché. Vediamo se fa, se ha preparato rimonta. Ovviamente. Prova a farti, a fare lo spiritoso, ma non credo che abbia, non avendo lui attacco rapido, se ne fa poco, insomma. E tutto questo serve semplicemente per ottenere a mia volta una Focus Sash, che non userò perché, come si è appena visto, al di fuori delle lotte competitive è uno strumento consumabile, quindi è monouso, però vabbè, ce l'ho lì, ci tiene per l'endgame o cose del genere. Oppure si potrebbe utilizzare per far evolvere uno Yamask di Galar in Runerigus. Ci arriviamo fra un po'. Quindi non serve correre. Anche quella sarà una cosa che, a cui dedicherò 5 minuti di video perché non ce ne sono mai abbastanza. Oh, ci sono le subball. Oh, le scurball. Scorta. Scorta subito. Non le avevo fatte vedere, me le ero dimenticate. Ok, timer ball. Ne prendo magari 4. Così, tanto per. E una decina di subball che potranno servire per catturare roba sull'acqua. Stop, me ne vado. Anzi, questo lo faccio vedere al volo. Hanno schiaffato qui un bel negozio PL senza nessun motivo, perché i PL fino alla fine del gioco non li vedi, nemmeno col binocolo. In realtà non è vero. Si potrebbe dallo stadio lotta. Potrei effettivamente andare a fare lotte competitive con dei team in prestito. Quelli tipo che su l'equivalente dei team Anolo col codice QR. Sì, quindi forse un po' di senso ce l'ha, però neanche troppo. Dipende, dipende. Allora, laggiù c'è uno strumento, lo prendo subito. Quindi mi sa che quella Katin lì aspetterà la prossima parte, perché sì. Allora, qui c'è... Ah, sì, qui ci sono... Allora, questa valuta i Pokémon che sono full evsati. Lei invece dà la Calmanella. Credo, sì. La Calmanella, che sappiamo di essere uno strumento che raddoppia i punti felicità dei Pokémon che la tengono quando ne guadagnano. Lui invece, ok, dà il fiocco dell'amicizia quando l'amicizia, insomma, dà il fiocco amicizia quando la felicità di un Pokémon è al massimo, ovvero 255. Valore che tuttora è impossibile controllare in modo sicuro, se non tramite dialoghi. Allora, qui arrivano i taglietti forse, perché... No, ok, questa è una tizia che semplicemente vive con tanti rookie a caso. Sto cercando un tizio. Eccolo qui. Allora, e la giovanotto ti fa di fare due chiacchiere. Sì, lui dice, fa tutte le spiegazioni degli effetti del meteo nelle lotte Pokémon, che vabbè, è un ottimo ripasso per chi non se li ricorda. E dà, a seconda del meteo che ha spiegato, dà anche la roccia pertinente che fa sì che quel tipo di meteo venga prolungato in battaglia. Poi dice, torna domani. Adesso, tagliettino, ci rivediamo qui nell'ipotetico, tra virgolettissime, domani. Giorno 2. E si parla della pioggia, ok, va bene. Roccia umida. Altro saltino. Giorno 3. Ok, la grandine. Sì, quindi... Vabbè, le mosse sintesi Mantindoro fanno recuperare meno PS. Bora va sempre a segno, eccetera, eccetera, eccetera. La roccia fredda è lo strumento che prolunga i turni di grandine. Salto al giorno 4. Giorno 4, e intanto da notare che mentre facevo, perché giustamente questo lo sto facendo grazie al bug che permette di mandare avanti la data della console nei raid, avevo trovato uno Snorlax Gigamax, ma non l'ho fatto perché, dai, non va bene.
preferisco farle on camera queste cose. Quindi giorno 4. Ok, la tempesta di sabbia. Roccia liscia. Dovrebbe avere tutto quanto, quindi... Se, ok, sei la prima persona che ha ascoltato tutte le mie chiacchiere sul tempo e quindi... Strumento in regalo in più, un super ombrello che è nuovo. Che protegge dagli effetti causati da qualunque condizione atmosferica. Quindi forse è un po' meglio della visiera antisabbia che c'era... Che si prendeva come strumento coi PL che proteggeva solo dai danni e basta causati dal meteo. Mentre questo protegge proprio da tutti gli effetti. Quindi eventualmente se dato a un Pokémon di tipo fuoco sotto la pioggia... Probabilmente non nerferà le sue mosse di tipo fuoco. È uno strumento molto... abbastanza importante e molto sottovalutato secondo me. Non credo che si vedrà in competitivo, però insomma... Non è male davvero. Allora... Vabbè, quello non è di lui che mi importa in questo momento. Devo andare assolutamente qua di sopra perché c'è da fare una cosa. Allora, questa è una cosa molto creepy. Almeno per il momento non... Oh, ci sono anche i sabbi occhiali, giusto? Ottimo. La versione nerfata, nerfatissima delle lenti scelta che permettono insomma di pompare tutte le mosse speciali. Però permette anche di continuare a scegliere mosse. Allora, strumentino nascosto e adesso si passa alla parte... Così, all'inizio della parte un po' creepy. Allora, praticamente una tizia dice, c'è una persona che abita a... Non mi ricordo come si chiama mai quella città in italiano. Forse lo dice di nuovo. Ok, a Piccadilly. Vabbè, bisogna portare una lettera a sto Francis. Per ora tutto a posto, poi si vedrà. Loro non danno nulla, mi sa. Qui c'è, vabbè, una statua di una Pokéball gigante... Che ci può anche stare. Altro strumentino. Ah, un bonbon fragola, ok. Anche non avendoli vinti nei ristoranti, lottando contro i... gli chef, insomma, i pasticceri, i cuochi, non mi ricordo quello che sono, uno si trova lì. Bene. Ok, salto a Goldwick, ce lo farò quando posso. Ok, Team Yell che rompe le scatole, quindi probabilmente c'è Mernie nelle vicinanze, ma non saprei. E con Knucklebarg... strumentino. Con Knucklebarg per il momento ho chiuso, quindi non c'è più nulla da vedere. La catin la prossima volta. Per il momento bye bye a tutti.